10 minuti con... Beh, forse non sarebbero abbastanza 10 minuti solamente per leggere i brani che ha scritto, che hanno interpretato grandi personaggi della musica italiana. Si chiama Federica Camba ed è ospite nel nostro programma oggi. Buongiorno Federica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, che ti sento bella pimpante, bella allegra. Dai, dai, dimmi quali sono le tue pietre miliari, quello che quei brani che tu hai scritto, che sono tutti figli tuoi, ma quelli ai quali ti senti maggiormente attaccata. Che domanda difficile. lo so. Ma guarda, dico sempre che cambia a seconda dell'umore la mia preferenza, nel senso che a volte sono più legata, oggi mi sveglio con Immobile, uh-huh, e magari la riascolto per una settimana e fra una settimana riascolto dei miei provini magari inediti, dipende veramente dall'umore. Quindi raccontiamo ai nostri ascoltatori che hai scritto per Laura Pausini, per Umberto Tozzi, per L'Amoroso, per Emma, Marco Carta, Neck, Annalisa. Poi nel 2010 ti esibisci a Verona, se non sbaglio, al Wind Music Award, e tra l'altro bella la tua canzone, se non sbaglio era in questo caso 1 più 1 fa 1000, è vero? Sì, guarda, è stata un'esperienza bellissima perché l'Arena di Verona è un punto di arrivo per tantissimi, per tutti gli artisti, diciamo, uh-huh, avere così tante persone davanti e stare in un posto che ha quella storia lì, più che altro, che ha preso così tanto il succo della musica, della musica colta, poi della lirica, per tutto questo tempo è stato veramente bellissimo. Infatti ha lasciato il segno e lascia il segno l'Arena di Verona a tutti coloro che sono entrati e sono saliti su un palco avendo di fronte a questa magia. Sì, la sensazione che ho avuto è proprio di entrare in una piccola parte di storia, ma non perché io entrassi nella storia, è come se mettessi il naso, aprissi una finestrella e guardassi un po' di storia, ne sentivo proprio... Ti sentivi avvolta dalla storia. Sì, moltissimo, e anche sentivo molto calore. Mm-hmm. Sì, perché ce l'hai proprio lì, senti il respiro sul collo. Sì. Ecco, tra l'altro invece l'ultimo successo che anche Radio Mille Notte trasmette è Congiunzione Astrale di Neck, che è praticamente uno degli ultimi lavori che tu hai fatto di grande successo. Ma la domanda che credo che tanti ti abbiano già fatto, ma te la facciamo anche noi, è: tu ti ritieni più cantante o più autrice? Io mi ritengo una cantautrice. È solo in Italia esiste questa differenza tra l'autrice, la cantautrice o la cantante. Non siamo abituati a dividere tutto un po' per compartimenti stagni. Infatti non a caso molti artisti sono più conosciuti come autori che non come interpreti. No, perché capita che degli autori non siano per forza degli interpreti, però solitamente all'estero per esempio non c'è questo pregiudizio, nel senso in Italia noi siamo abituati, tu nasci come autore e vuol dire che sei un autore. Allora poi come mai diventi cantante? In realtà non è che diventi. Uno è cantautore. Uno è cantautore, scrive le cose da quando è piccolo, se le canta e poi fa i propri dischi, insomma, è normale. Allora, nel 2013 esci con, anzi in questi giorni tra l'altro, esci con un nuovo singolo intitolato La mia mano. Sì. Ce ne vuoi parlare? Molto volentieri. La mia mano è forse il pezzo più primaverile, come possiamo definirlo, più estivo, ma proprio nell'espressione di tutto il disco, nel senso che parla del fatto che in una mano hai delle linee che raccontano la tua storia, poi uno può crederci o meno, però questo è un pretesto per parlare della vita in generale e di quanto tu puoi essere ottimista, prevedere e sperare per te stesso delle cose buone, ovviamente che magari a metà di quella linea c'è un incontro importante che ti cambierà tutta la tua vita. E a me è piaciuta molto l'idea della mano. Sì, della mano. Poi è un biglietto da visita, anzi è il primo biglietto da visita alla mano, no? Assolutamente. Beh. E poi se ci pensi assomiglia moltissimo, se guardi tutte le linee come si diramano, assomiglia a un albero. Sì, sì, sì. Con tutte le sue foglie e tutte le sue diramazioni, che poi è anche l'albero alla fine simboleggia moltissimo la vita, no? Bene, allora La mia mano con Federica Camba. La 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 la.
verso sud che divide in due il mio palmo, un sentiero luminoso che racconta di me. E in mezzo ci sei anche tu, la 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 la. Sembra per caso che a metà ci sia un'interruzione, come un grande avvenimento che divide la memoria. Arriverà l'amore e scriverò una canzone. Arriverà qualcuno a cambiare la mia direzione. Chissà se hai vinto tu, è come niente. Sei riuscito ad ingannare il mio destino con nonchalance. Mi hai derubata del mio futuro immaginario e siamo qua, la 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 la, e siamo qua, la 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 la. Nella mia mano c'è una linea messa in verticale come un albero maestro che ti indica il percorso e arriverà l'amore. La più fertile delle stagioni, arriverà qualcuno a cambiare le mie impostazioni. Chissà se hai vinto tu, è come niente. Sei riuscito ad ingannare il mio destino con nonchalance. Mi hai derubata del mio futuro improvvisato, un pomeriggio sei arrivato e siamo qua, la 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 la, e siamo qua, la 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 la. C'è scritto nella mia mano, la 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 la, che siamo qua, la 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 la. E già, sei ancora tu, che prepotente. Ora dormi abbracciato al mio cuscino con nonchalance. Mi stai vicino e il mio futuro immaginario prevede un grande anniversario e siamo qua, la 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 la, e siamo qua, la 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 la. C'è scritto nella mia mano, nella mia mano, che sei entrato nel mio destino, la 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 la. La mia mano, la voce di Federica Camba, e tra l'altro dobbiamo dirlo che proprio ieri è uscito il nuovo album di Federica. Ce ne vuoi parlare, Federica? Certo, si intitola Buonanotte Sognatori, uh-huh. Ed è un po' un invito al fatto che ascoltando questo disco si rimanga tali anche di giorno, cioè sognatori. Certo. E mi piace molto il fatto che ho preso le canzoni per questo disco in 3 anni, praticamente le ho scelte in 3 anni facendo tantissimi viaggi e perciò ascoltando veramente tutta la musica del mondo, si può dire, uh-huh. E dei posti che ho visitato. Mi sono fatta infilzare da tante culture, da tanti ricordi, da sguardi che ho incrociato per caso, aneddoti di qualcuno che hai conosciuto e storie di vita che ho incrociato, e sono tutte qui dentro Buonanotte Sognatori. Io sono molto molto riassunta da questo disco, che è veramente autobiografico. Quindi ti rappresenta assolutamente. È proprio un'istantanea di me. Io credo che il fatto che, cioè, sia normale il fatto che un cantautore sia autobiografico, perché non puoi scrivere qualcosa di che non ti appartiene. Devi per forza scrivere qualcosa di te, di tuo, o perlomeno che anche ti ha sfiorato, ma che comunque fa parte della tua vita. Ma sì, certo, poi comunque anche non riguardasse proprio te, se hai deciso di parlarne vuol dire che è qualcosa comunque, che ti ha veramente colpito, e perciò ne bene. Parli con i tuoi occhi. Allora, con questo nuovo album vi invitiamo ad ascoltare anche le nuove canzoni di Federica Camba, che ringraziamo per la partecipazione, con un grosso in bocca al lupo per questo tuo nuovo lavoro. Crepi il lupo in modo veramente brutto.
Nel peggior modo possibile. Nel peggior modo, no, poverino, povero lupo. Povero lupo, ce l'abbiamo tutti con sto lupo, cosa ci ha fatto sto lupo di male? Va bene, ciao Federica. Ciao, grazie mille. 10 minuti con...